Buonasera mister, è stata una partita abbastanza sofferta perché comunque la Fiorentina dal primo minuto si è fatta vedere subito molto aggressiva. Le chiedo, è stata una delle partite più difficili della stagione finora? Sì, nonostante un ottimo primo tempo dove dovevamo essere ancora più bravi perché i ragazzi hanno fatto un ottimo primo tempo e dovevamo fare il secondo gol, purtroppo non l'abbiamo trovato, e poi contro un'ottima Fiorentina rischi di soffrire come è stato. Io so che non le piace parlare dei singoli, però oggi non posso non chiederle della prestazione di Aslani e di Frattesi perché su di loro poi c'era tanta tanta attenzione per questa partita. Sono stati bravissimi, insomma, hanno fatto un grandissimo lavoro tutti quanti, insomma, sarebbe riduttivo parlare solo di Frattesi e Aslani, ma non avevo nessun dubbio sulla loro prova. Si allenano sempre bene e poi quelli che sono entrati in un momento di difficoltà ci hanno dato una grande mano. Domanda da studio. Sì, buonasera mister, complimenti per la vittoria. Ciao, grazie Marco. Nel calcio, per arrivare ad alzare trofei, per giocarsi fino alla fine traguardi importanti, ci vogliono grande qualità tecnica, organizzazione, equilibrio in campo, ma se non ci sono poi alla base carattere, spirito di sacrificio, umiltà, diventa poi difficile mettere in campo queste qualità. Mi sembra che il gruppo ormai queste caratteristiche le abbia interiorizzate in maniera continua, in maniera perfetta. Anche questa sera sono emerse queste qualità. Assolutamente sì, grandissimo spirito di squadra, sono stati bravissimi, hanno sofferto tutti insieme quando dovevano soffrire, come era stato insomma nella trasferta di Riyadh, perché non dimentichiamo che questa squadra nel giro di una settimana aveva fatto due finali ravvicinate che al di là della stanchezza fisica ci avevano portato via tante energie mentali. Anche lei chiedo quanto pesano questi tre punti e se avete già la testa ovviamente al prossimo match che sarà importante anche se non decisivo. Sì, chiaramente vittoria importante ma non decisiva, dobbiamo proseguire così e da martedì cercheremo di preparare la partita con la Juve nel migliore dei modi. Grazie mister. Grazie a voi, buona serata.